Senatore Arrigoni, è noto ormai a tutti che il dissesto idrogeologico è molto presente nel nostro paese. A questo proposito, nel question time al Senato, la Lega Nord che cosa chiede al governo? Noi chiederemo al governo sostanzialmente due cose. Uno, quello di mettere più fondi per intervenire e per sistemare tutti i danni registrati negli ultimi anni a causa dei fenomeni di dissesto e poi anche perché bisogna intervenire nella logica ovviamente della prevenzione e poi lavorare sulla normativa per accelerare le procedure che si pongono l'obiettivo appunto di attuare gli interventi di prevenzione. Nel question time avete chiesto anche delle modifiche per quanto riguarda il SISTRI, in particolare la Lega Nord, che cosa chiede? SISTRI è nato come uno strumento per contrastare l'attività illecita dei rifiuti urbani, si è rivelato esso stesso un'attività illecita. Le indagini di qualche mese fa lo hanno dimostrato. Noi chiederemo una proroga dell'attivazione del SISTRI che sia riservato solo alle aziende che operano per i rifiuti speciali pericolosi e solo per le grandi aziende. Ovviamente vogliamo evitare che le piccole aziende che sono già gravate da IMU e da TARES abbiano a che fare anche con questi ulteriori costi.